Cucciolini, buongiorno! Mancano pochissimi giorni, manca un solo giorno all'apertura dell'anno scolastico 2024-2025. E voi avete già iniziato ad andare a scuola? Scrivetemelo nei commenti, Vanessa e Anastasia, domani. Allora, cucciolini, è tutto il giorno che non trovo Vanessa e Anastasia e sono andata su e non ci sono, e di là non ci sono, e giù non ci sono. Non le trovo, non so che fine hanno fatto. Però devo dire che sento un profumino di popcorn che arriva da una stanza segreta che non vi abbiamo mai mostrato. E quindi adesso andiamo insieme in quella stanza, vi aprirò la porta per la prima volta e vediamo se ci sono Vanessa e Anastasia. E secondo me stanno combinando qualcosa. Venite con me. Allora, cucciolini, per entrare nella stanza segreta dobbiamo andare nella nostra nuova casa. Quindi adesso siamo entrati nella nostra nuova casa e andiamo a spiare se Vanessa e Anastasia sono dentro quella stanza che non vi abbiamo mai mostrato e vediamo che cosa stanno facendo. Ok, cucciolini, sono davanti alla porta della stanza segreta che non vi abbiamo mai mostrato e adesso l'apriamo insieme. Siete pronti? Siete curiosi? Pronti? 3, 2, 1. Eccovi qui! Non vi ho trovate per tutto il giorno! Dove vi eravate nascoste? Ma cosa state facendo? Ma siete bellissime! Cosa state facendo qua? Guardate un po' cosa c'è! Io sto facendo il Wow, con questa macchina meravigliosa dei popcorn, super popcorn. professionale! E tu? Sono una zucchera filata. Sei una zucchera filata, vieni qua che ti assaggio subito. Quindi tu che cosa prepari in Zucchero questa? filato. E quindi dove siamo in questa sala? Nel cinema room. Wow! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io voglio tutto! Voglio Allora tutto! iniziamo. Allora, inizia Anastasia con i popcorn? Benissimo, vediamo un po' Anastasia che cosa fa con questi popcorn. Mettiamo l'olio. Ragazzi, questa macchina è super professionale. Ok, olio messo, benissimo. Sì. Olio messo. Ti aiuto, signorina popcorn. Mettiamo il mais. Ma certo. Prendiamo la paletta. Vale, me lo fai tenere? Benissimo, bravissime. Diciamo Mamma vicino. mia, non vedo l'ora di assaggiare i popcorn di Anastasia, saranno super buoni. Perfetto, perfetto. Mettiamo ancora un po' di popcorn. Ok. C'è un chicchetto che non vuole essere cotto. Devi abbassare. Sì, abbassiamo. Perfetto, signorina. E poi cosa facciamo? Posso vedere? Schiacciamo e a turno. Wow, posso stare qua dietro con voi? Sì. Come è diventata signorina dei popcorn? Lei ha fatto degli studi? Cosa ha studiato? Ho studiato come si fanno i popcorn. Ma veramente? Sì. Con una macchina super professionale come questa? Sì. Ah! Adesso scegli il tuo cestino. Il mio cestino, allora, pum pum, pim prepette nusa, pim prepette pam, via, questo. Ok, allora, intanto nel tempo che si fa questo, Sì? tu scegli. Che cosa? Scegli tutto, poi tipo, guarda, la luce che è bellissima. Ma vediamo un po' questa luce bellissima. Wow, tutta illuminata. Ma qui ragazzi c'è una chicca che adesso noi andremo a far vedere non appena saranno pronti i popcorn e lo zucchero filato. Ma non facciamo ancora vedere tutto perché dentro questa sala cinema ci sono delle novità bellissime che non so se i nostri cucciolini riusciranno a reggere l'emozione di quello che staranno per vedere, vero? Sì. E tu qui hai acceso tutto allora? Benissimo. Guardate Sì, intanto, cosa? guardate il muro, che Oh, bello, sì, questa stanza è bellissima, è molto bellissimo. rilassante, guardate un po', sembra di essere in una foresta.
in bianco e nero, bella. Poi c'è questo angolino retro, guardate che meraviglia, questo giradischi, guardate questo televisore. Io cosa darei per poter tornare indietro nel futuro e vedere la tele in un televisore del genere? Ma qui mi fermo perché non vi voglio svelare invece la parte moderna, ragazzi. Come va? Bene? Ma voi li avete già fatti prima, perché io sentivo un profumino di popcorn. Ragazzi, si sente scoppiettare. Sentite? Guardate come sono curiose. Guardate. Ecco, dai che tra un po' si alza il cestello e verranno fuori dei popcorn buonissimi. Io non vedo l'ora di godermi questo pomeriggio. Dai popcorn, che vi stiamo aspettando per essere tutti mangiati. Sì, si sta appannando tutto, non si vede più niente. Eccoli, guardate cucciolini. Una pioggia di popcorn. Woohoo! Mamma mia che profumo, vero? Sentite il profumo? Vediamo. Emma, si è appannato tutto, mannaggia! Adesso si sotto tutto! Eccoli, eccoli, guardate come si solleva la pentola ed escono fuori i nostri super buonissimi popcorn! Vediamo un po'. Wow! Ma guardate, guardate che meraviglia! Che bello! Mi piace troppo questa macchina! Brave bimbe, vi siete nascoste e avete idealizzato una cosa bellissima! Io non vedo l'ora anche adesso di assaggiare lo zucchero filato di Vanessa! Che buono, sarà sicuramente buonissimo! Spegni Anastasia e devi rovesciare tutti i popcorn rimanenti! Bravissima! Allora, Anastasia ha rovesciato tutti i popcorn e adesso me li deve dare tutti a me. Tutti, tutti. Sei pronta? Sì. Bravissima, amore. Hai studiato benissimo a scuola, ma sei stata bravissima. Wow. Non finiscono più. Allora, popcorn pronti. E adesso devo assaggiarli. Allora, cuccioline, avete visto com'è stata brava Anastasia a fare i popcorn? È stata bravissima. Però dobbiamo anche capire, ma sono buoni questi popcorn oppure no? Vediamo un po'. Ah, ma sono buonissimi. Ani, volete assaggiare? Sì. No, ma buoni, buoni. E non sono nemmeno unti. Complimenti, Anastasia. Ehi, 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 quelli sono miei, eh! Ehi, 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 quelli sono miei! Anzi, dopo faremo vedere dove ce li mangeremo questi popcorn e cosa faremo mentre mangeremo i popcorn e lo zucchero filato di Vanessa. Per lo zucchero filato serve lo zucchero. Esatto. Ma quale zucchero? Allora, quanti tipi di zucchero abbiamo? Questi qua. Coca-Cola. Coca-Cola. Sì. Fragola. Buono. Mela. Delicato. Lampone. Fruttato. E marshmallow. Dolce. Allora, sono un po' indecisa perché lo zucchero già è dolce, col marshmallow diventerebbe ancora più dolce, però è il gusto che sceglierei a priori, ma invece scelgo mela verde. Mela? Sì, mela. A me piace la mela. Ok. Vediamo. Ma guardate che granella, ma che bella che è. È bellissima. Fa sentire. Buono. Buono, buonissimo. Lo mettiamo nel buchetto. Perfetto. Okay. Adesso accendo. Cosa c'è? Cosa succede? Accendiamo. E adesso aspettiamo quando esce lo zucchero filato. Quindi adesso aspettiamo che Vanessa ci prepara lo zucchero filato. Secondo me io lo voglio gigante. Poi guarda Vanessa, ho scelto il colore del tuo grembiule. Hai notato? Bellissimo! Quando lo vedo. Qui ragazzi, tra poco inizierà penso ad uscire lo zucchero filato. E Vanessa, sai come devi fare? Sì. Devi star ferma e arrotolare il bastoncino. Ma così. Esatto. Ok, ancora non c'è nulla. Faccio finta, così si esce lo zucchero. Così ti alleni. Ma tu si stai mangiando tutti i miei popcorn, eh? Ok, cucciolini, comincia a vedersi qualcosa, forse voi non lo vedete, ma noi sì, si sta sparando un po' di zucchero filato. Qui ne esce tanto. Vanessa è prontissima ad accoglierlo sul suo bastoncino, per paura di non prenderlo, è già lì da mezz'ora che gira. Arriva, arriva, eccolo, eccolo!
Yeah! È divertente, eh? Sì. E soprattutto è bellissimo, è azzurro. Vai, vai, amore. Ma adesso fallo meglio. È bellissimo. Che bello. Sì. Ma che meraviglia. Ma dai, guardate. Fare lo zucchero filato non è semplice, cioè farlo proprio bello, bello, bello. Ci vuole un po' di pratica, però sei bravissima. Okay, comunque. No, ce n'è ancora. No, no, io li vedo ancora, eh. No? È finito? Sì. Ok, no. Stoppa. Non toccate le parti brullenti. No, ma è venuto piegato. È piegato. Grazie. Adesso non cade? No. No. Ok. Allora, è un po' strano come forma, ma io sono sicura che sarà buonissimo. Veramente? Che buono. Questo cade. Guardate un po' che meraviglia, Vanessina azzurra con lo zucchero filato azzurro. Ha la bocca blu. Veramente? Sì. Allora, Vanessa dice che ho la bocca blu. Guarda, sì. Ah, è vero, la lingua tutta blu. Ma le sorprese, ragazzi, non finiscono qui. E mentre Anastasia si mangia tutti i suoi popcorn, Anastasia, ma dove andiamo a mangiare questi popcorn? Allora, siamo in una sala cinema, la nostra sala cinema della nostra nuova casa. Esatto. Quindi, se è una sala cinema, ci sarà anche un proiettore dove proiettare un film o un video, qualsiasi cosa noi vogliamo vedere. E adesso ci è proprio venuta voglia di sgranocchiare un po' di zucchero filato, dei popcorn su delle poltrone, home theater, cinema. E voilà! No, aspettate. Perché mi metto qua? Cioè, non c'è spazio, non c'entra. Ah, ma questa poltrona diventa una sorta di bar, guardate un po', un posto dove mettere il cibo e il mangiare. Guardate. E qui cosa abbiamo? Guardate le batterie. Ah, però! Se cioè, vuoi della luce, potete posizionarla. No, va bene. Di qua, dove volete voi. Allora, spegniamo le luci e facciamo vedere che meraviglia queste due luci, che se sei al buio e ti cade, che ne so, i popcorn oppure la bottiglia dell'acqua o cosa abbiamo da bere? Non mi avete dato da bere. Ma che cinema è questo? Che cinema è? Prendiamo subito da bere un buonissimo tè fresco. Guardate un po', ragazzi, in questa poltrona della Valencia abbiamo il posto dove riporre il nostro bere, dove appoggiare il nostro cibo. Guardate, ragazzi, che cosa fa. Ah, ci si può sdraiare su questa poltrona. Sì. Quindi possiamo vedere il cinema comodamente sdraiati da casa nostra. E ragazzi, super illuminata. No, ma che dire? Io ne voglio altre 15 di queste poltrone. Nella Valencia. Ma ragazzi, non ci sono più posti qui? Ma ci sono anche qui. E certo, amore, ci sono posti dappertutto. Anche questo. Questo è un porta gadget. Quindi se tu hai il gadget giusto lo puoi inserire lì. E se mentre abbiamo il telefono a portata di mano e si scarica, possiamo tranquillamente ricaricarlo. Guarda, sia guarda. Col cavo USB che con la presa, se abbiamo a portata di mano anche lo spinotto. No, ma che dire, fatevi vedere un attimino, perché siete stupende. Io non ho mai visto una sala cinema come questa. E quindi grazie alla Valencia, il nostro poltrone della Home Tier Cinema. Sono fantastiche, ma è il terzo posto? No, ma io rimango in piedi, ma no, ma che cosa faccio io? Vi guardo voi e non posso guardare il cinema. Che tristezza. Non ci posso credere, ma quindi c'è il posto anche per me? Sì. Wow! Cucciolini, eccomi qua, anch'io super posizionata nelle poltrone della Valencia, le poltrone della Home Theater Cinema. Quindi se le volete comprare, andate nel link in descrizione. Le compratele, ragazzi, perché sono bellissime. Però aspettate, prima di finire il video, manca una cosa. Non possiamo far altro che guardare il nostro video nella nostra sala cinema. Ragazzi, se questa sala cinema vi è piaciuta e queste poltrone della Valencia vi sono piaciute, andate nel link in descrizione a comprarle. E ricordatevi di comprare le nostre unghie con lo sconto del 20%. Inserendo nel checkout scuola20 su www.magneticglobe.shop. Ciao! E oggi è Halloween. Qua.
guarda, hai visto queste poltrone belle? Ah sì, è vero? Guarda, qua puoi mettere l'acqua o la coca, possiamo guardare un film, poi... Wow, qua è tutto bello, qua. Magari non so, qua vuoi mettere le patatine, ma lei ti ha scosso da mamma e papà così. No, non c'è nulla. Come hai fatto? Un pulsante d'oro. Hai visto che bello? Questo qua che provate sì, tu? Ti fa tipo ti alza tu vita e ti puoi svegliare per guardare un film tutta addormentata. Questo ritorni indietro. Ah, vedo che avete già fatto amicizia con queste due nuove super poltrone. Queste poltrone sono mie e di papà. Sono poltrone della Valencia Theater e sono mie e di papà. Adesso voi due vi sollevate e ve ne andate a fare un giretto. Ah, se andate a fare dolcetto scherzetto che io mi devo sdraiare sulla mia poltrona da cinema. Ah, sai cosa? Io ti faccio vedere. Guarda che per dormire su questa poltrona non c'è bisogno di mettere la testa qui, basta che schiacci un pulsante. Tu sei vecchietta, quindi non sai come... Appunto che sono vecchietta. Guarda mamma, guarda e ascolta. Questo qua, vedi dove c'è questo omino tutto sdraiato? Sì, cioè io tra poco. No, io. Ti fa alzare i piedi così ti rilassi e guardi prima o così, quindi un po' normale, o così proprio sdraiata. Sì, ma così da sdraiata. Io dormo. Voi non avete capito che da stanotte io dormo qui. E invece con questo, guarda attentamente, con questo che ci sono le frecce, puoi alzare, quindi normale o magari così. E mamma invece, guarda con questo, vedi che c'è la testa che indica la testa, non è che te la spacca. C'è la testa? Sì, non è che te la spacca, no. Così, se vuoi la testa più... Ah, si inclina sì, invece così proprio dietro oh, ho capito. Ma, ma cosa c'è Anastasia? Dimmi Anastasia, tanto che ci stai qua. Senti, ci sto io tra pochi secondi. Si può dormire così? No, si può dormire così. Ah, sicuramente tu ci stai anche così. Ma secondo me anche lo schienale ha una funzione, cioè questo qua, vero? Credi che io non le abbia già provate? No, ma è questo. Guardate, non so se si vede. Prova a gonfiarlo o sgonfiarlo. Questo si sgonfia. È meraviglioso! Allora, alzatevi, che tocca a me. No. Aspetta. Cosa aspetta? Ma poi avete visto le luci sotto? No, scusate. Spegniamo un attimo tutte le luci di casa. No, ma ragazzi, ma avete visto cosa non sono queste poltrone? Tu immaginati al buio mentre ti guardi un film e non sai dove mettere il bicchiere. Ma c'è la lucina che te lo indica. Ma che problema c'è? Guardate che storia! Io le amo. Quindi adesso voi due andate a fare dolcetto o scherzetto e io mi faccio un riposetto. E io mi butto nel letto. E io dormo. Così! Ma ok, riaccendiamo le luci. Non è finito. Guarda, si fa da solo. O così. Eh sì, perché tu puoi memorizzare una posizione a te favorevole, hai capito? Come vai te? E così? Va normale da sole, mettete in un bocciolo. Allora, volete alzarvi o no da queste poltrone? Dimmi, amore. C'è lo scivolo. Sì, puoi fare lo scivolo. Allora, tu prova a rompermi questa poltrona. Voi mi mettete qui? Sì. E c'è lo scivolo. Aspettate. Ok, allora sapete cosa vi dico? Che faremo 24 ore sulla poltrona challenge e adesso avrete soltanto, ti conviene metterti giù perché avrete soltanto 2 minuti e dico due! Mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa, che qua c'è un cavo USB, quindi se avete se avete i cellulari scarichi potete andarli a prendere. Pronti? Via! Tabletto. Ecco. Tabletto. Sei sicura che è carico? Sì. Cucina. Cibo e acqua, cibo e succhi da bere, qualcosa da bere. Ragazzi, dai, sono passati 30 secondi, Dove sei? Ah, furbacchiona. Dov'è l'ace? Saranno
saranno gli altri se non sono questi. Anastasia? Dove sei? Anastasia? È sparita Anastasia, Vanessa. Anastasia? Dov'è Anastasia? Manca un minuto, manca solo un minuto. Siete sicuri che avete tutti i terminali, tutti i computer carichi? Anastasia, una coperta perché si dorme, la copertina perché si dorme. Tu non hai preso cibo, mancano 47-48 secondi. Guarda Anastasia, tu qua non ci arrivi, vuoi? Vieni. Ok, adesso va bene. Mettete tutto sul tavolino, perché non ci stanno le cose lì. Cos'è? Hai dimenticato l'acqua. Morirai di sete. Ma come si fa a dimenticare l'acqua? Come si fa? Ricordatevi che dovete dormire da qua, L'acqua, va bene, proprio perché l'acqua è essenziale. Io quanti libri ho preso? Guarda, guarda, non ne leggerai manco mezzo. Anastasia, ti siedi. Anche il cuscino, ma non ti serve il cuscino, Anastasia. Questa poltrona è già un cuscino. Allora, aspetta che spostiamo il tavolino perché... Allora, da che cosa iniziamo questa challenge? Allora, a parte dalla comodità delle poltrone. Voglio le caramelline. Iniziamo subito con le caramelline. Sì. E tu invece? Cosa ridi? Ah, ma guarda che fortuna, con questa poltrona ti puoi estendere, quindi non c'è neanche... Ecco, guarda che se cadi hai perso la challenge. Lo prende Vanessa! Che lì! Vanessa, gli è caduto il tovagliolo, puoi gentilmente raccoglierlo? Hai visto? E voilà, vediamo un po', cosa hai preso? Un biscotto della fortuna, ma che carina che sei! Piano, non cominciamo a sbriciolare sulle nostre nuove poltrone. Anastasia, perché stai sulla punta della poltrona? Perché stai sbriciolando? Brava, allora guarda, ti avvicino ancora di più anche il tavolino. Io guardo il tablet. Tu guardi il tablet. E che cosa guardi tu sul tablet? Il mio tablet. Sì. Oh! Ehi, hey, oh! Mi chiamo mamma. Sta cercandosi. Stai leggendo in spagnolo, Anastasia. Occasione. Cogliete al volo un'opportunità favorevole. Esatto. Cogli al volo questa opportunità, Anastasia. Prendila al volo. Hai un'opportunità, sfruttala! Che cosa? Il biscottino. E il biscottino? Il cestino. È finito di sotto allora, il cestino. Io guardo. Sì. Gioco. A Tocca Word. Ah, senti, ma tu credi che quando hai una caramella in bocca tu debba parlare? Sì. Vanessa. La legge. La legge te la do io, la legge. Ah, fa vedere. Gioca a Tocca Word. Che bellino. Qual è? Guarda. Tu ce l'hai Tocca Word sul telefono? Guardate. L'iPad? Guarda me. Guardate la mia casa che ho fatto. Lo sapete che dovete dormire qua stasera, poi io esco a fare dolcetto scherzetto mentre voi dormite? La challenge finisce con voi che dormite. Guarda. Su queste... Poltrone comodissimo, oltretutto. Qua abbiamo la città. Oh, che bella! Allora, qua abbiamo dove tipo un magazzino con dei gatti, cani. Poi qua un ristorante con tante cose tipo pizza, kebab. Sì. Dolci. E tu puoi scegliere una di queste specialità? Sì. Di questi paesaggi? Sono paesaggi? Così. È un mondo? È un mondo. Mm-hmm. Guarda,
Dove, cosa stai facendo tu? Stai cercando il cibo? Si può ancora mangiare. Guarda. Certo, puoi mangiare tutto il tempo che vuoi. Guarda un po' sushi. Sushi, mangiamo? Mm, poi buono. Abbiamo il qua kebab. Qua Big Mac. Pizza. Buona pizza. Ma poi qua abbiamo il bollo. Qua abbiamo i dolci. Preso. Guarda. Tu l'hai preso? No. No, sì, boh, non so. Qua abbiamo i dolciumi. Io sì, ho preso. Mm-hmm. Anastasia, io direi che per mangiare tu però ti puoi sollevare, perché non si mangia da sdraiati. Dai, tirati su. Cosa c'è? Qua abbiamo la posta. La posta? La posta. Guarda la posta. Ti è arrivata della posta? Sì. Ah. E schiacci qua? Mm-hmm. Schiacci. Ti arriva il regalo. Lo apri. Aspettate. E trovi un cagnolino. Non li voglio con chiesto. Amore, quelli non sono Fonzies, quelli sono Chip e Sester. No. Vuoi Fonzies? No. No? E chi te li ha chiesti? Posso non mangiare. Come? Lei deve dire una cosa. Io non la capisco, tua sorella, ma tu sì? Uh-huh. Ma sei sicura che è italiana? No. Qua abbiamo il tic, vedi il numero uno. No. Qua c'è il numero uno, e il numero uno, aspetta il regalo. Io paro. Oggi Bob! Perché è una cosa... Bob. Bello amore, bello. Io questo me... Bellissimo amore, guarda, è un gioco veramente entusiasmante. Adesso io? Però veramente vorrei sentire anche... Cos'è che hai tu? Ma perché non ti sollevi con lo schienale? Le ho rubati i panci. A chi, a Vanessa? A chi le hai rubati? Mi ha detto di prendere l'acqua. Ah, le hai giunti dopo? Cos'è? Devo far vedere casa mia. Qua abbiamo un altro palazzo dove puoi avere la casa. Qua invece abbiamo casa mia, sono appena entrata. Mm-hmm. L'ho fatta io, tutta creata io, eh. Ma dai. Sì, puoi crearla. Adesso tu entri che è vuota. Sì. Con tipo le pareti bianche. Poi mm-hmm. tu la crei con le pareti, con gli oggetti che vuoi. Ok. Guarda. E tu l'hai fatta questa? Metto il sole. Almeno lì. Questa è il bagno. Bello, arredamento fatto di ultima generazione. Poi qua la cucina. La cucina. Guarda il frigo. Wow, cosa c'è dentro? Cosa c'è? Hai fatto la spesa? Sì. Ok. Non si chiude più il frigo, non si è chiuso però. Sì, ok. Qua guarda che bello. Molto carino. Senti qua che sgranocchiamento. Qua c'è il gatto, qua c'è Gasper. Oh, guarda, qua c'è l'orologio, qua puoi fare la TV, quello che vuoi. Il mio telefono, iPhone. Mm-hmm. E poi abbiamo qua un altro cagnolino. Bello, potrebbe. Io, qua abbiamo Anastasia. E qua ci sono io, vede, potete anche capirlo perché ce l'ha visto la felpa. Bellissimo. Ho trovato la felpa con la vita. Ma va? Sì. Tu invece ti stai strafogando di cibo, ma nel frattempo cosa fai? Anche tu tocca Word? Eh? Oh my God. Guardate. Qua? Ci dormo io. Sopra Vani, qua io. Che e cazzo. Qua è Ebo. Poi qua ce ne sono due. Ma gli animali? Sono le cucce degli animali? O sono le poltrone per voi? Noi. Ah. Poi compro cucce per gli animali, vi piace? Ma... Io devo ancora riempire. Oh, amore, ma... Però ma se... sapete così? Che potete fare così? Andate qui. Sì? Voi andate qua sul pane, aprite il frigo. E io lo metti dentro, guarda. Il pane, il frigo. Okay. No, non solo il pane. Puoi mettere la pizza, puoi mettere questo, puoi mettere di tutto. Così non devi fare la spesa, uscire, niente. Perfetto, amore. Bravissima, anche tu. Adesso finisci di mangiare, di fare la merenda. Adesso avete smesso di fare la merendina, quindi vi devo preparare qualcosa come pasto. Tu preferisci un paninetto col prosciutto cotto, bello, caldo, buono? Se no... Lei vuole la crepa alla Nutella. Crepa. Che poi si va a nanna, eh? Io devo uscire, devo andare a fare dolcetto scherzetto. Cosa preferisci? Crepa. Sono un attimo sconvolta. Ehi, tu non invadere il suo spazio, crepa. Va bene, una crepettina piccina, non te la riempio molto. Ok, allora vado a prepararvi il vostro pasto, va bene? No, amore, troppi zuccheri no, perché devi andare a dormire. Crepe numero uno, ma sì. Ah, ma non stavi dormendo, io mi volevo mangiare la tua crepe, ma sei antipatica. Tiratevi su perché la crepe si mangia da sollevati. Ma tu non eri quella che non la volevi. E tu non eri quella che volevi andare a letto senza mangiare niente, piano. E crepe numero due, tirati su, ti ho detto, tira. Devi sollevare lo schienale
della poltrona. Com'è? Sei ancora convinta di non volerla? Com'è, Vane? Riesco. Buona. Come si fa? Come si fa? Aiuto! Guarda. Stai spostando tu stai muovendo il poggio a testa, Anastasia. Eccola. L'acqua ce l'avete? Sì. Ok, sposta, togli l'iPad. Il tablet? Come, dove lo metto? Ci sono i poggioli, mettilo lì. Mettilo lì. Anastasia, ce la fai a organizzare col tuo cervello due cose messe insieme? Cosa c'è? Perché guardi la sua? La sua è più grande. Non è vero, sono identiche. Le dimensioni del diametro della teglia. Ma che è successo a stantella? Che è successo a stantella? È uscita? E beh? Oh, non sei mai contenta. Di mortacci vostri. Allora, non ti piace? Sa di cocco. Sa di cocco? No, impossibile, non c'è nessun cocco. È buona. È buona? Secondo me ce l'hai nelle papille gustative tu il cocco. È vero? Sì, sa di cocco. Ma esatto. È l'olio che metti al mio. No, ho messo il burro. Forse ho messo il latte di mandorla invece che il latte normale. Quello vegetale. Quello vegetale. Com'è? Non è buona col latte di mandorla? Col latte vegetale? Vegetale. Latte vegetale, che fa bene, invece del latte di, però, di mucca? Latte di mucca. Perché? È più buona? Perché non siete abituati a bere il latte vegetale, invece il latte vegetale va bene. Allora, adesso vi do... Se non ti va non mangiarla, non sei obbligata. Vai a... No, tu non la mangi, tu due non le mangi perché sennò non dormi più, stanotte ti metti a ballare in discoteca su queste poltrone. Adesso vi do il tempo di finire di mangiare questa crepe, poi prendiamo uno dei libri che Vanessa ha scelto, lo leggiamo un pezzettino piccolino, piccolino, e si va a dormire. Ne ha presi uno, due, tre, quattro, cinque, sì, ne scegliamo solo uno e ne leggiamo un pezzettino. Tu non devi mettere i piedini sotto, per terra, perché sennò hai perso, d'accordo? Non ci arrivo. Anche i tuoi? Non ci arrivo. Lo so che non ci arrivi, neanche lei ci arriva, però se, se involontariamente scendete avete perso la challenge. Vedo che non è buona, Esatto. Vuoi farci vedere come fai il robot sulla poltrona dopo? Ma perché? Perché ti vergogni? Sei brava! Guarda quella lì che è divoratrice di crepe, tra poco si mangia pure il piatto. Tra poco si mangia, ma sei diventata romana. Sì, di origine. Scrivete. Romina. Romana. Scrivete nei commenti chi è romano. Scrivete nei commenti chi è romano, sì. Perché sai, quando si parla con la bocca piena, non sempre si capisce ciò che si dice. Scusa. No, non. Poi Vanessa Cucciolini vi farà vedere come imita Chiara Ferragni. Vero amore? Crepe terminata, succhino, l'acqua l'avete voluta e non l'avete neanche aperta, Io vi ho detto che dovete bere acqua, perché l'acqua è importantissima, ok? Ma questo fa benissimo. Sì, è vero, anche quello fa bene. Il tuo corpo. Ascoltami, il mio corpo è disidratato, ma secondo me per colpa vostra, che mi prosciugate perché devo urlare per farvi fare qualsiasi cosa, per svegliarvi la mattina, per farvi lavare, per farvi studiare, per far... Ok, quindi la colpa della mia disidratazione non dipende dalla assenza di acqua. È un animale, sentite? Guarda che stai per mettere un piede giù... Devi soffiare il naso? Hai detto sì col naso. Boh, questa sta per fluttuare. È andata in trance. Allora, Vanessa e Anastasia. Ora, Anastasia, chiudi pure il tuo succhino. Esatto. Ora, Vanessa è pronta per andare a dormire. Mentre Anastasia, no. Vanessa in al cuscinetto. Anastasia. Sarà l'aria. Sarà il latte. Il latte di mandorla che io credevo facesse bene, invece è tossico. Dove sei andata, Anastasia? Anastasia sul finale perde la challenge. Cosa succede? Anastasia, ti sei dimenticata, no, che eri in sfida. Allora Vanessa, devo chiedere.
chiedere a te. Anastasia è arrabbiata, Anastasia è offesa. Diamo un'altra possibilità ad Anastasia o Anastasia ha perso la challenge? Te lo scrivo io. Sì o no? Ti faccio vedere. Anastasia si è dimenticata di essere in sfida e non lo so dove stava andando. Non puoi dimenticarti una cosa così importante, Anastasia. Anastasia, sei sempre la solita birbante. Vanessa, entro dopo domani, è Natale tra poco, ci diamo una mossa? No. Lo so che è comodo il divano e ti rilassa qualsiasi azione tu faccia, ma io ho bisogno di andare a prepararmi per dolcetto scherzetto mentre voi dormite. Pronto chi parla? Pronto chi è? Drin, drin, drin. Vanessa, tocca a te. Ok, Vanessa è pronta a esprimere un giudizio. Con la mia lavagnetta. Con la sua lavagnetta. Mi sembra di essere un po' Italia's Got Talent. Vanessa, quale è la tua risposta? Sì. Bravo, amore, bravissima. Bacino. Dai, su, fai uno sforzo, dalle un bacino. Dai, Vanessa, dai un bacino a tua sorella. Che carina. Va bene. Ok, adesso ragazze dobbiamo andare a dormire. Che brutta. Ok, buonanotte. Anastasia, sei stata fortunata, Anastasia. La prossima volta pensaci di più a quello che fai. Quindi, giù tutto. Bravissime, adesso io spengo qualche luce. No, aspetta. Qualche lucina piccolina. Ok. Anastasia c'ha la sua copertina, dovete far la nanna, Guardate che io dopo vi vengo a controllare. Allora. Spegniamo la lucina. No, io devo leggere. Vuoi leggere? Allora ti metto questa, ok? Allora, un mercoledì strampalato, capitolo 1. Nella classe di Ginny, bello, il mercoledì era una giornata tranquilla e rassicurante. Bimbe, ascoltate. Un pezzettino anche tu? Bellissima estate, piena di colori e di profumi nella campagna ricca di boschi. Anastasia, Vanessa si sta addormentando, salutiamo i nostri cucciolini. Le sue uova. Cucciolini, buonanotte. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao! Ok cucciolini, sono le 10 di sera, sono stanchissima e vado a verificare se Vanessa e Anastasia stanno dormendo o mi stanno prendendo in giro. Vediamo un po'. Oh, dormono. Chissà Vanessina se ha freddo, quasi le porto una copertina. Bene cucciolini, queste poltrone della Valencia Theater devono essere veramente, veramente comode. Buonanotte. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare.